Guardando il passato, guardando la storia della città, ho deciso di dedicare Piazza San Marco alla vanità. Infatti il nome di quest'anno del teatro di Piazza San Marco sarà Vanity Affair, che è un gioco di parole tra Vanity Fair, la fiera delle vanità, ma è anche un affair, quindi una relazione clandestina, se volete chiamarla, tra la vanità e Venezia. La bellezza, il fascino, la vanità saranno dunque i fili conduttori che animeranno l'edizione 2017 del Carnevale di Venezia dall'11 al 28 febbraio. Una celebrazione dello splendore della città a 360 gradi che coinvolgerà tutto il territorio. Io penso che il programma sia vario e articolato sia per quanto riguarda Venezia sia per quanto riguarda la terraferma e quest'anno novità. Stiamo anche interfacciando con i comuni della città metropolitana e quindi stiamo dando anche spazio nel nostro sito istituzionale ai comuni della città metropolitana. Ci sono tante cose per i bambini. Si inizia sabato 11 febbraio con la festa veneziana sull'acqua, parte prima. Spettacolo suggestivo di musica, scenografie galleggianti ed effetti speciali tra il Ponte dei Tre Archi e il Ponte delle Guglie. Il Carnevale rappresenta con le altre feste tipicamente veneziane, quali può essere il Redentore e la Regata Storica, un punto di attrazione notevole per quanto riguarda i turisti non solo esteri ma anche i turisti italiani, perché io ero fuori città questo fine settimana e sentivo parlare del Carnevale di Venezia in Italia. Se pensiamo che il Carnevale di Venezia, che ha un budget dai 1,5 milioni, 1,6 milioni euro, di cui ma circa 600.000 euro già abbiamo acquisito, sono coperti da introiti commerciali, sponsorizzazioni, quindi un delta di stanziamento pubblico di 1 milione di euro, si stima che riporti sul territorio un indotto attorno ai 35, qualche volta, qualche edizione anche verso i 40 milioni di euro.